ciao ciao. Salutiamo Barbara Mencini, ciao. Ciao. E salutiamo Marta Cardinale. Ciao. Ciao, allora voi avete creato la casetta degli gnomi. Chi dei due? Chi delle due? Io per prima, Barbara. Come mai il nome? Un nome simpatico. E basta? Sì. Ce n'erano altri candidati? No. Ah, ti è venuto proprio così, sparato e diretto. Sì. Ok, e invece la scelta di aprire, diciamo, un asilo. Che poi è un asilo, che significa? Un nido? Asilo nido? Sì, è un asilo nido. Quindi l'asilo è solo un... L'asilo è asilo nido, o no? No, c'è anche l'asilo per i bambini dai 3 anni ai 6 anni. Quindi il nido è da? Noi li ospitiamo dai 18 mesi ai 36 mesi. Quindi è uno... Sì, 3 anni. Quindi voi siete un asilo? Nido. Nido, perfetto. Perché questa è la materna, che è? Attualmente è scuola d'infanzia, viene chiamata la materna, e ospita bambini dai 3 ai 6 anni, diciamo circa, e poi 6 anni vanno alle elementari. Quindi la materna uguale asilo? Adesso diciamo che viene chiamata più asilo, si chiama scuola dell'infanzia. Ah, ok, ok. Quindi... Asilo è l'asilo... No, perché si fa confusione, è come i cuffie, no? Allora, no, allora, nido è 0-3, 3-6, scuola dell'infanzia. Quindi leviamo le parole asilo, asiloni, asilo, perché non si usano più. O si dice scuola nido, o si dice asilo nido, sì. Si dice... Vabbè, oramai dicono direttamente nido, no? Nido, sì. Che usano di più, la parola nido o la parola asilo? Le mamme, lo porto al? Al nido. In questo momento siamo, è vero? Quando mia mamma invece no, diceva sempre asilo. E invece adesso che la porta al nido? Vabbè, cambiano i modi di fare. Oh, molto bene. Perché hai scelto di aprirlo? Perché? Quando? Come ti è venuto in mente? Ma circa 10 anni fa, perché era un mio sogno nel cassetto, mi sono sempre piaciuti i bambini e quindi ci siamo anche laureate apposta per cercare di saperne sempre di più per i bambini, rispetto al mondo dei bambini. E quindi ogni anno cerchiamo sempre di saperne di più, fare comunque corsi, cercare di strutturare gli spazi interni sempre di più come mondo adibito proprio ai piccolini. Senti, allora 3-6 anni, anzi 0-3 scusami, 0-3, come cambiano le cose che fa il bambino, cioè che fate fare ai bambini? Intanto 0-1 anno, 1-2-2-3 sono separati, stanno tutti insieme, com'è? Perché io non ho figli, quindi non lo so. Allora, il nido viene suddiviso in varie sezioni, ecco. Si tende sempre a dividere in due gruppi, ecco. I bambini un pochino più piccoli, la fase tra i 18 e i 24, e poi l'altra sezione tra i 24 e i 36. Questo fa sì che poi possono lavorare su attività e su angoli ben stabiliti per loro, come esempio l'angolo simbolico per i bambini dai 18 ai 36, e l'angolo della lettura, così possono, diciamo, possono sviluppare la loro creatività in base agli spazi dove si può lavorare. Però ti voglio chiedere questo, io sono papà e allora dico, chissà che fa mio figlio, l'ho portato lì, da che ora a che ora intanto viene? Dalle 8 della mattina o fino alle 13 o anche fino alle 17. Beh, dipende dall'esigenza del bambino. Come passa la mattinata? Da 0 a 1 come passa la mattinata? Quindi vabbè, parliamo di routines. Di? Della routine. Della routine. Delle varie fasi della mattinata. Ah sì, 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 esatto. Allora, la mattina c'è un'accoglienza, alle 8 il bambino viene accolto dall'educatrice, poi possono essere indirizzati a un gioco libero. Ho una merenda. Da che ora a che ora? Gioco libero tipo? Dimmi un esempio. Dalle 8 alle 9 durante l'accoglienza. E... Tutti insieme? Sì, sì. Ok, sì. Ti sto facendo domande, non so, un cretino, ma la gente magari, che ne so, tu lo sai? Non ha figli come me, insomma, magari un domani ci prepariamo, no? Quindi gioco libero, un'oretta, tutti insieme? Sì, sì, poi vengono suddivisi i bambini, si prepara la merenda verso le 10 circa, un'abbondante merenda. E da 0 a 1 che mangiano? Da 0 a 1 mangiano frutta grattata, diciamo cose biologiche, e poi dopo la merenda, ecco, c'è il riordino della stanza, i bambini comunque non vengono sempre spinti a fare da solo, magari di rimettere a posto le loro cosine nelle sacche.
E... che però da 0-1 non camminano, quindi stanno gattone. No, scusa un attimo, ci stiamo un attimo imbrogliando, però noi nella nostra struttura abbiamo dai 18 ai 36, non da 0-1. Ah, e allora ci siamo imbrogliando. Perché da 0 a 3 avevo capito il nido. Sì, perché... Allora, quindi è un nido intermedio. No. No. La nostra struttura è autorizzata per 18-36, però ci sono anche nidi che accolgono bambini da 0 ai 36. Ah, ok, voi hai 18-36, vabbè, quindi 18, 6, 12... Un anno e mezzo. Che non camminano ancora. Camminano. Allora, quindi ripartiamo da quello che fanno i bambini, diciamo dai 18. Quindi tutti insieme stanno, insomma, non è che. La nostra sezione non sono bambini suddivisi. Perché ci sono, si chiamano in gergo medi e grandi. Ah, ok. Quindi, bene. I bambini vengono accolti tutti insieme, quindi non abbiamo delle sezioni o di medi o di grandi. Quindi abbiamo una sezione mista, si dice, e quindi una volta i bambini camminano e noi li aiutiamo mano a mano nel corso dell'anno educativo a sviluppare le loro autonomie, sia personali, sociali, e affinché poi possano al termine di questo percorso, quindi intorno ai 3 anni, di andare nella scuola dell'infanzia, quindi la scuola dell'infanzia, come abbiamo detto prima, dai 3 ai 6 anni, ed avere quelle minime nozioni, facoltà, sì, di sviluppo e autonomie personali, in maniera tale che poi diciamo le scuole dell'infanzia devono stare un po' più seduti, possono affrontare comunque attività più strutturate. Quindi al nostro interno vengono comunque sempre proposte attività sia libere, quindi nei vari spazi, come ha detto la mia collega, e poi anche attività più semistrutturate, quindi attività pittoriche, attività di manipolazione, quindi attività con i travasi, si vuol dire, quindi con anche materiali riciclabili, in maniera tale che i bambini attraverso il tatto, il senso, quindi i 5 sensi, possono comunque essere capaci di conoscere tutti i materiali e tutte le attività che noi proponiamo. Comunque la cosa più bella di tutte è che un bambino ogni secondo della sua vita può dire o fare qualcosa che ti sorprende. Ne fa così tante che tu ti scordi quella di prima. Cioè ne fa così tante di cose che tu sei bombardato da questo e ti dimentichi la cosa precedente. È vero? Ah no, le nostre educatrici sono abbastanza attente, quindi cercano sempre poi di osservare bene la mattinata del bambino e di riportare al genitore quello che ha comunque fatto durante la mattinata, perché comunque è importante valorizzare il rapporto nido-famiglia, quindi è questo che noi cerchiamo sempre di assicurare ogni giorno, in maniera tale che il genitore, la mamma o i nonni e sono contenti di ritirare i propri bambini dal nido sempre felici e sorridenti. Vabbè, ma per cose che dicevo che ti sorprende, sono il bambino proprio, ogni secondo fa qualcosa che ti sorprende, perché non dici che è così? Sì, assolutamente. Ah, no, dico. Hai detto no, dici no, non è così, come non è così? Vabbè, ma ragazzi, un'intervista, la domanda era una e la risposta era un'altra. Vabbè, tanto l'importante sono le risposte, perché tutto quello che noi facciamo lo mettiamo sui social e allora facciamo capire esattamente la casetta degli gnomi, dove vi trovate, indirizzo, ci sono tutte le immagini che stiamo pubblicando, via. Indirizzo, vai. Si trova in via Aristide Staderini 30, zona Tor Tre Teste. Quindi zona Roma sud-est. Diamo un numero per chiedere informazioni per chi vi sta guardando in questo spot social, vai. 06 22 78 97 78. Ripetiamolo. Oppure 348 29 96 230. Ecco, ultima domanda, dato che diciamo che l'anno è cominciato, ma se non so, si può... C'è posto? Certo, sì. C'è posto. Le iscrizioni sono sempre aperte. Poi sono altre attività che non fate? Non abbiamo detto una cosa, che sì. Comunque il nostro nido è anche convenzionato con Roma Capitale. Che vantaggi ci sono? Si può fare domanda quando esce il bando a aprile. Economici, sì, che c'è un bando del comune di Roma al quale tutte le mamme possono accedere e possono inserire il nominativo della nostra struttura. Va bene, grazie a Barbara Bencini, Marta Cardinale, ci hanno presentato la casetta degli gnomi, ospiti di Radio Radio by Night Roma. Questo è importante, il fatto di Roma Capitale. Grazie.